Cari amici di YouTube, buongiorno a tutti e benvenuti nel mio garage. Quest'oggi ci troviamo in compagnia non di una, bensì di due lavatrici Candy, ovvero sulla sinistra la P5.03, che in questo momento sta eseguendo un risciacquo a vuoto, e sulla destra l'Acqua Viva 1000. Queste due lavatrici hanno ben 18 anni di differenza l'una dall'altra. La P5.03 risale infatti al 1980, mentre l'Acqua Viva 1000 risale al 1998. Guardate che bella coppia di macchine. Due epoche diverse, però altrettanto valide. Modello estremamente basico la P5.03, un modello più avanzato l'Acqua Viva 1000. Il video di oggi non ha uno scopo specifico, non voglio infatti mostrarvi alcun programma di lavaggio di queste due macchine, bensì voglio ringraziare calorosamente un mio carissimo amico, ovvero Antonino. Voglio ringraziare Antonino per avermi spedito questo oggetto, ovvero un giunto ad Y. All'onor del vero, Antonino mi ha spedito ben due giunti ad Y, uno dei quali, come possiamo ben vedere, è già stato messo in servizio e mi consente quindi di alimentare entrambe queste due lavatrici. Sembrerà una cosa banale, cari amici, ma mi dovete credere sulla parola, è quasi paradossale ciò che sto per raccontarvi. È da quasi due mesi che sto cercando questo famigerato giunto ad Y e in ben due negozi di bricolage locali non sono stato in grado di reperirlo. La scusa? Esaurimento scorte. Due mesi. Poiché, diciamo, rischiava di diventare una tragicommedia, più o meno come quella della lampadina d'incandescenza del mio forno Nardi, che mi è capitata, diciamo, due anni fa, ho deciso di appellarmi ad altri appassionati di lavatrici e il mio carissimo amico Tonino ha deciso di spedirmi due di questi giunti ad Y. Quindi, caro Antonino, io ti ringrazio calorosamente, è stato veramente un gesto apprezzatissimo. Poiché Antonino è un grande fans, oltre che del mio canale YouTube, anche del marchio Candy, in questo breve filmato voglio anch'io fare una sorta di omaggio ad Antonino mostrandogli questa piccola chicca che sono riuscito a procurarmi tramite eBay, ovvero il libretto di istruzioni originale della Candy P5.03. Come possiamo vedere qui sulla copertina del libretto vengono elencati tre modelli diversi, ovvero la P5.03 che tutti conosciamo, la P5.07 che Antonino dovrebbe conoscere molto bene in quanto la possiede, e la P8.07 che, diciamo, era il modello di fascia più alta fra i tre. Benissimo, la Candy sta scaricando l'acqua. Ho deciso di farle fare un risciacquo a vuoto in quanto, essendo rimasta ferma per quasi due mesi, ho deciso di fare un piccolo risciacquo del cestello e della vasca. Comunque, torniamo al libretto di istruzioni. Antonino, come vi dicevo, possiede la P5.07 che differisce dalla P5.03 unicamente perché è presente il tasto freddo qua a lato. La P5.03 invece è il modello più basico della serie. La P8.07 invece è dotata di centrifuga, di doppia centrifuga, a 400 e ad 800 giri, quindi dotata di un motore con doppio avvolgimento. Diamo pure un'occhiata a questo manuale, bellissimo, dettagliatissimo, guardate un po' tutti i vari disegni, descrizione del pannello frontale, ecco qua, possiamo vedere meglio. P5.07, vediamo che è presente un tasto in più,
mentre nella P5.03 è, diciamo, la serie più basica, scritto in varie lingue, detersivo consigliato, il biopresto, eccetera eccetera. Qui c'è la tabella programmi, finalmente, diciamo, una tabella programmi per questa lavatrice, anche se purtroppo, come possiamo notare, il manuale non è tenuto proprio benissimo, ci sono degli scarabocchi e anche la carta è un po' sgualcita. Questo manualetto mi è costato 15 euro, spedizione inclusa. Vabbè, dai, diciamo, sono stati soldi comunque spesi bene. Qui c'è la leggenda dei vari programmi della P5.03 e anche della P5.07 e P8.07. I programmi erano sostanzialmente uguali, cambia veramente poco, diciamo, tra questi tre modelli. Il timer è sostanzialmente lo stesso. È partita la centrifuga, come possiamo sentire. Facciamo un piccolo esperimento, facciamo centrifugare anche la Acquaviva 1000. La mettiamo sul numero 8, due scatti dopo il numero 8, la manteniamo pure a 1000 giri. Facciamo l'esperimento perché voglio sentire quale delle due è più rumorosa in centrifuga. Ricordiamoci, cari amici, che la Acquaviva 1000 è dotata di motore a spazzole, mentre la P5.03 è dotata di motore ad induzione. Ebbene, io posso già affermare senza ombra di dubbio che la P5.03 è nettamente più rumorosa rispetto all'Acquaviva 1000, anche se in questo momento sta centrifugando solo a 450 giri. Proviamo a spegnere un attimo. L'Acquaviva 1000 si sente appena. Ecco, adesso il numero di giri è aumentato. Riaccendiamo la P5.03. E possiamo ben sentire, mi auguro, che la P5.03 è nettamente più rumorosa dell'Acquaviva 1000. Due manuali, giunto ad Ypsilon. Qui c'è anche il mio smartphone che, vabbè, non sarà oggetto di video. Lo sfondo bellissimo, mentre qui di fianco fa capolino la Candy Silena, che ho utilizzato anche oggi pomeriggio. Recentemente ho acquistato questo detersivo in polvere, il Sole. Credo che tutti conosciamo questo detersivo. E finora l'ho utilizzato solo per due lavaggi, ma non sono ancora in grado di esprimere un parere su questo detersivo. Personalmente preferisco il Formil. O meglio ancora il Dash Igiene. Nella Candy P5.03 ho ingrassato leggermente i pattini degli ammortizzatori, così da ridurre la rumorosità in centrifuga. E adesso che l'Acquaviva 1000 ha raggiunto la velocità di regime, possiamo ancora sentire che la P5.03 comunque sovrasta in fatto di rumore. Spegniamo nuovamente centrifuga a 1000 giri nell'Acquaviva.
Riaccendiamo la P503. E pur avendo solo 400 giri, è molto ma molto più rumorosa. Ma a me sta simpatica lo stesso. Quella! Che sincronismo, hanno finito entrambe nello stesso momento. Molto bene, molto bene. Che possiamo spegnere adesso. Apriamo pure l'oblò dell'una e anche dell'altra. Come possiamo notare, gli oblò sono incernierati in maniera diversa. Nella P5.03 l'oblò è incernierato a sinistra, mentre nell'Acquaviva è incernierato a destra. Però queste due sono comunque delle macchine veramente fantastiche. Sono contento, diciamo, oltre che di questo regalo di Antonino, anche di aver recuperato il libretto di istruzioni originale. Per quanto malconcio esso sia, però è comunque un cimelio da conservare gelosamente. Cari amici, per questo video è tutto, direi che mi sono dilungato forse anche troppo. Ripeto, questo video non aveva uno scopo preciso, se non appunto quello di ringraziare Antonino e di mostrarvi questi ultimi aggiornamenti, ma d'altronde io sono dell'idea che un video non deve necessariamente avere un obiettivo preciso, no? Quindi, detto questo, io vi ringrazio per la visione e ci sentiamo presto, magari anche con qualche video di lavaggio di queste due splendide macchine. Ciao a tutti, amici, statemi bene!